Ecco un nuovo tipo di zattera di salvataggio che può raccogliere nel suo interno e all'asciutto fino a 18 persone. Nei quattro angoli del corpo periferico sono sistemate quattro cassette stagne destinate a contenere provviste di cordame, indumenti, viveri, buglioli in tela, fuochi ad accensione automatica. Si collauda la zattera alla caduta in mare. L'impiego di lastre di sughero conglomerato imputrescibile assicura una particolare robustezza. Il bordo libero realizzato è sufficiente per evitare imbarchi d'acqua. Ecco dei finti naufraghi che sfruttano le possibilità della zattera. Sulle nostre più moderne unità mercantili, accanto al tradizionale sistema a gru per la messa in mare e il recupero delle imbarcazioni di salvataggio, è in uso da tempo un sistema automatico di concezione e fabbricazione italiane che trova sempre più vasta applicazione. La lancia posa senza alcun legame entro una gabbia metallica a forma di culla, avente all'estremità due ruote che possono correre lungo due mensole laterali disposte trasversalmente. La culla con la lancia tende per il peso a scorrere lungo le mensole. Uno speciale freno idraulico regola la velocità di scorrimento dei cavi. Il sistema è rapidissimo e ha il vantaggio di svincolare subito la lancia non appena questa arriva in mare.